Buonasera, gentili lettrici e gentili lettori di Oran.net, sempre il direttore Fabrizio Noto, collegato con voi stasera per presentarvi il lunch match della domenica 1 dicembre, di domenica 1 dicembre dell'undicesimo turno dell'LBA, chiedo scusa, tra Pallacanestro Open Job Metis Varese e Virtus Pallacanestro Roma. Come sempre, per discutere di questa nostra gara che precede la sfida ormai a poche ore, ci sono i miei graditi compagni di viaggio. È tornato Edoardo Lubrano. Buonasera, Edoardo Lubrano. Buonasera a tutte e buonasera a tutti. Eccomi qua. E soprattutto dalla Russia con amore, perché da come si è bardato sembra che ci sia un clima assolutamente strepitoso. Coach Gab Marini, buonasera Gabriele. Buonasera ai nostri ascoltatori e ascoltatrici. Sì, dalla Russia, sì, a Varese. Fa freddo, ragazzi. A Varese, fa freddo. Bene, bene. Hai qualche problemino con la tua connessione, quindi cercheremo di essere più rapidi possibile. Edu, allora, dopo la annunciata quasi direi sconfitta contro Treviso, che tutti temevamo e si è dimostrata effettivamente una partita direi ostica, ma anche un po' agnostica, come disse Arrigo Sacchi tanti anni fa, Treviso non ci ha praticamente, non ha mai dato spazio a questa Virtus Roma per poter sperare di farcela. Facciamo una piccolissima analisi prima te, poi Gabriele, di come sono andate le cose sera di domenica scorsa. Jaron Dyson non ha giocato e la squadra ne ha risentito, nonostante Kiesling nei secondi due quarti e Jefferson, devo dire, per tutta la partita abbiano cercato di fare pentole e coperchi. Sono mancati i punti del playmaker principale e sono mancate anche le sue idee, e chiaramente contro Treviso, che ha tirato col 50% da tre. Soprattutto ha tirato 15 su 30, cioè ha tirato tanto da 3 e ne ha messi tanti da 3, 15. Era in quelle condizioni 45 punti, già solo 45 punti. praticamente sì, impossibile che la Virtus Roma, con tutti i suoi limiti strutturali di lunghezza di panchina, anzi di panchina corta, e con tutti i problemi anche di stanchezza, perché sappiamo che non si erano allenati bene nella settimana precedente, era praticamente impossibile vincere in quelle condizioni. Quindi questa è, secondo me, la sintesi della partita. Gab, tu come l'hai vista invece? Non eri presente al palazzo per dei problemi di salute, ovviamente stagionali, però dacci la tua visione della gara che hai visto. Sì, io ho avuto la fortuna di vederla da casa, dal display. Perché dico fortuna? Perché sono stato confortato, oltre che dalle parole di Edo di adesso, confortato dalle parole di chi commentava la gara. Ed è emerso esattamente quello che ha detto Edoardo Lubrano adesso, cioè la pochezza di Roma emerge in questi casi in cui tu, esattamente come Brindisi, trovi non tanto una corazzata, ma trovi il bravo coach che ti sa fermare, che ti sa evidenziare i punti deboli di Roma. E lo abbiamo detto anche nel pre-gara, ricorderanno i nostri ascoltatori. Se il coach avversario costruisce una gabbia fatta di capacità e di nervosismo nei confronti del nostro playmaker titolare, e il caro coach Bucchi c'ha poco da pescare, fa pure rima, e quindi questo lo sapevamo. Non possiamo chiedere a Baldasso di fare quello che non fa, che non sa fare. Certo. Pertanto, ha detto bene Edo, la coperta è corta, e questo l'ho vista così e l'ho sentita così. Ho soltanto una preoccupazione rispetto alla gara di domenica alle ore 12 contro Varese. Cioè, questi signori, i Varesotti, tirano abbondantemente da tre, lo fanno più di ogni altra compagine della LBA Serie A, e per cui Certo, se non giusto. marcano questa volta fuori dalla linea lunga, dall'arco, ci risaremmo, uso condizionale, spero di no, ci risaremmo di nuovo con questa pioggia di bombe da tre. Ma io invece, sinceramente, stavo dando una rapida occhiata alle statistiche.
tornando, facendo un passo indietro, come ho commentato anche in diretta live con Miss Alessandro Ortensi, che io saluto carinamente. Anche Grazie, e che poi c'eri anche tu, Edu, come ti ricorderai. io. È stato, direi, disarmante. Roma ha provato a giocare la partita nel terzo periodo, ha avuto quella classica reazione di nervi, ma dopo il pronti via 2-0 di Dyson che si è portato a spasso Logan, sembrava accidenti, ma questi difendono, 2-0, sono giunte le prime tre triple, 9-2, ed è praticamente calato il sipario. Cioè, Roma ha reagito, ma si vedeva chiaramente che non ce n'aveva, non ce n'aveva proprio dal punto di vista emotivo, proprio di testa, si vedeva chiaramente. Jaron Dyson è un giocatore eccellente, straordinario, quasi unico, ma non c'è niente da fare se non si allena, se non sta bene fisicamente. Poi non mi sembra che siano giunti dei comunicati che ci dicano che Dyson stia male. Quindi siamo nella classica fase in cui, diciamocela tutta, Roma in queste prime 9 gare ha fatto cose straordinarie. Quelle 5 vittorie su 4 gare hanno probabilmente placato il sacro fuoco, e quindi adesso l'incontro con Treviso era importante, sì, ma probabilmente solo per noi e per chi sostiene questa squadra. Per qualche giocatore, invece, era una gara che si doveva giocare e basta. Io adesso mi aspetto, temo, spero di sbagliarmi, alcune gare da tipo Capitan Reflusso, no? Adesso, sì, no, penso che pure domenica, adesso poi entreremo più nel dettaglio tecnico, ma secondo me la gara di Treviso, non sappiamo come si sono allenati, se si sono allenati. Penso di sì, ovviamente noi speriamo tutti di sì, però quello che sconforta è che sappiamo perfettamente che almeno fino a fine dicembre questi sono e questi saranno. Addirittura, secondo le mie informazioni, fino a maggio. Cioè, questa è la squadra. Basta, beh, sapevatelo, il famoso hashtag sapevatelo. Questa è la squadra. Quindi, signori miei, ci facciamo il segno della croce. Speriamo che Jaron Dyson stia bene, speriamo che non facciano, che non accada nulla a tutti gli altri, e niente, che questa squadra sia una squadra che ha voglia di battersi quando lo decide lei, è chiaro come il sole, un po' come ti ricordi, Gab, cioè tu ti ricordi, io avevo già evocato la stagione pre-autoretrocessione in cui c'era una squadra che giocava solo nella Eurocup per farsi vedere, no? I vari Gibson, i vari Jordan Morgan, no, per farsi vedere, davano il meglio, e Melvin Agim, che sembrava un alieno, improvvisamente nel campionato europeo di quella stagione un po' particolare, davano il meglio, e la Virtus Roma fu proprio eliminata per una manciata di punti dal Pinar, no? Nella fase eliminatoria, di scontro diretto. E mi sembra di rivedere questo. Ora, Cedu, tra l'altro, Varese ha aggiunto al proprio roster un centro come Riccardo Cervi, che sta proseguendo il suo percorso di recupero fisico. Probabilmente non credo, se sarà in, non credo che sarà in campo già da domenica, però già questo fa capire che Varese, che tutti dicono sta con le toppe al sedere, eccetera, eccetera, qua e là, però trova qualche soldino per ingaggiare Riccardo Cervi. Tu che dici, Edu? Insomma, mi pare che Cervi non è che mi spaventa Cervi, mi spaventa il fatto, mi spaventa, insomma, mi preoccuperei del fatto che Varese nelle tre partite che ha vinto in casa su quattro, perché la prima l'ha persa contro Sassari. Sassari alla prima giornata di campionato, ha segnato 92 punti, tirando col 43,6% da 3. Eh sì. E tirando giù 41 rimbalzi. Ecco, questa mi sembra la preoccupazione più importante. E gli avversari sono stati Brindisi, Venezia e non mi ricordo chi è la terza che ha Sì, battuto. Fortitudo Bologna. Fortitudo Bologna 83 a 60, perfetto. Quindi, insomma, non proprio
pizze e fighi, come si dice a Roma. Vabbè, però io sulla Fortitudo in versione esterna c'ho una mia idea, però va bene. Fuori casa è una squadra. Scusate, molto... intanto sono in telefono, ma io non rispondo, scusate. Prego. È anche vero che anche Roma, nelle due partite sulle quattro che ha giocato fuori casa, che ha vinto, a sua volta ha tirato col 43% da tre, quindi diciamo che questo potrebbe essere un elemento abbastanza importante, perché sia Pistoia che Adesio contro Cantù, Roma col tiro da tre ha sufficientemente sistemato la partita. Bisogna vedere chi comincia prima a tirar bene da tre e quindi chi prende fiducia dal ritmo. Tre. Sì. E quindi questo. E poi per Roma è chiaro che la situazione è la solita: se i primi cinque che vanno in campo, cioè Dyson, Buford, Kiesling, Alibegovic e Jefferson, sono in giornata, le cose possono cambiare. Ecco, io metterei l'accento su Buford, che mi sembra un po' nascosto rispetto alle prime uscite, probabilmente perché senza l'inventiva e diciamo così la classe di Dyson che lo mette in ritmo, è un giocatore che fa più fatica, perché non è uno che si costruisce tiri o movimenti da solo, ne ha tanti, è uno che sa far canestro, non ha problemi, però è uno che proprio ha bisogno del gioco di squadra. Se il gioco di squadra non c'è, non è uno che appunto si mette in proprio sempre. E quindi bisogna che questa cosa venga risolta, perché la squadra ha bisogno che Buford torni a segnare come nelle prime partite 13, 14, 15, 16 punti e non i 9, 10, 8, 9 che sta segnando nelle ultime, perché certo. Bisogna spostare anche l'attenzione delle difese avversarie da Dyson e Jefferson, perché sì, sennò siamo nelle pesti. Certo, no. Senti Gab, dal tuo punto di vista invece, io mi focalizzerei con te su un altro aspetto. Come ha detto giustamente Edoardo in maniera mirabile, recente contro Treviso Roma ha un po' peccato in attacco, e anche contro Pesaro. Non dimentichiamoci che Roma sta tirando i tiri liberi in maniera a dir poco insufficiente. Direi. Esattamente, io non volevo dirlo, ma poi mi scrivono sui social: sei sempre polemico. Cioè, se tiri in casa col 60, cioè, poi è normale che con Pesaro arrivi con l'acqua alla gola, e poi con Treviso finisce come finisce. Gab, io mi concentrerei più su un altro aspetto: che questa squadra difende poco. E voglio aggiungere preoccupazioni alle tue preoccupazioni. Domenica a mezzogiorno Varese presenta 5 colored nel roster, a partire da Meio, che raramente farà di nuovo uno 0 su 9 da 3 come ha fatto nell'anticipo del turno precedente contro Reggio Emilia. Per cui voglio dire, bisogna correre ragazzi, bisogna correre e difendere. Nelle ultime due gare Roma non l'ha fatto meravigliosamente, contro Pesaro non si è visto. Ma contro Treviso si è visto tutto, perché Treviso ha una batteria di giovani che difendono la morte tutti, e soprattutto quello che ho visto io dalla TV, ripeto, è stato un bruttissimo vedere che il terzo play della Slovenia metteva a ferro e fuoco il grande Dyson, proprio per quello che hai detto tu, perché Dyson non ce la fa a rincorrere un giovanotto che fa arrest e tiro bomba, entrata, arrest e tiro bomba. E sì, forse saranno allenati male, diciamo così. Speriamo che questa settimana si siano allenati meglio, perché bisogna correre a Varese, altrimenti le prendi da tutte le parti. Hai ragione, intensificare la difesa. È stata una difesa che poi io poi capisco giustamente anche le logiche sensazioni che possa provare un giocatore che non si è allenato. Io mi rendo conto, non mi sono allenato bene, quindi cerco di risparmiarmi. Giustamente, aggiungo io, mica gli puoi dare torto, quindi cerco di amministrare la benzina che ho in corpo, quindi faccio uno scivolamento di meno, chiudo una volta di meno. Solo che però purtroppo a questi livelli, quando tu trovi squadre come Treviso che hanno quel David Logan spaventoso, trova fiducia anche Killo da tre, pure Nikolic ha sempre tirato abbastanza bene da tre.
Però il problema è che se tu non sei, tu domenica non cominci fin da subito a difendere, pare se ti travolgono, non c'è niente da fare, ma anche fisicamente, perché c'è una batteria anche di giocatori, al di là di Josh Maio, che come ben ci ricordiamo noi, proprio nel famoso anno dell'ultima semifinale scudetto, persa al Palau contro Siena, noi Virtus Roma dovrà vedersela con una batteria di lunghi che vanno da Simmons. Simmons, Vene, quindi sono quei due, più Jason Clark, che comunque non è assolutamente un lungo, ma è uno che salta molto e che fa massa, per non parlare poi di Nicola Natali, del buon tampone, no? Che è un giocatore che a noi farebbe estremamente comodo quest'anno, che ha firmato, credo sia un triennale fino al 2022 con Varese, a È molto giustificare. stimato da Cagli, è vero, è molto stimato da sempre. E tra l'altro poi, ecco, ci siamo dimenticati che sulla panchina di Varese c'è un Kaya che non si è lasciato, tanto per cambiare, ma questa volta mi sembra di dar ragione alla sponda giallorossa. Non si è lasciato bene con questa dirigenza, come poi voi vi ricorderete, in pieni playout drammatici contro, non ricordo bene adesso, la prima squadra che è contro il Recanati, lui si dimise, lasciando la squadra a Riccardo Esposito, che, viva Dio, fu tanto bravo e fu tanto calmo da portare in salvo la squadra, oggettivamente anche però con i resti fisici di una Paffonio Megna che aveva, se non ricordo male, la coppia dei playmaker era Zanelli, quello che gioca adesso a Brindisi, e l'altro mi sfugge, ma era un playmakerino molto valido, e c'era anche il centro che ora si trova a Brindisi, Iannuzzi, quindi era una Paffonio Megna di un certo livello. Direttore, per tornare a bomba sul problema, io direi che comunque uno show è garantito a mezzogiorno di domenica, quello dei rimbalzi, perché tra il grande Simmons, già specialista della materia a Montegranaro e comunque come costituzione sua, e il nostro Jefferson, lì ci saranno scintille per andarsi a prendere, a guadagnare i rimbalzi. Che ne pensa, direttore? Io penso che, secondo me, la differenza la faranno, come al solito, non tanto le prime linee quanto le seconde linee. Cioè, se Giovanni Pini riuscirà a ripetere la bella prova che ha tirato fuori contro Pesaro, e che, secondo me, dal mio modesto avviso, è stata determinante per portare a casa la vittoria. Non dimentichiamoci, una doppia doppia da 10 punti e 10 rimbalzi. Se Giovanni Pini riuscirà ad arginare bene, o chiunque altro gli giungerà a tiro, perché è inutile che ci prendiamo in giro, non possiamo pretendere che Amar Alibegovic, che sta facendo una stagione stellare, riesca a rendere fuori casa quanto rende in casa. Quindi Amar si deve un attimo, anche, come si vuol dire, deve pure un calibrarsi un po' su quello che è il parametro di riferimento dei suoi avversari. Ma più che la lotta al rimbalzo, io spero tanto che questa Virtus Roma riesca a tenere testa fino alla fine, e poi giocarsela, perché a me Varese, devo dire sinceramente, buona squadra, una buonissima squadra, ma non mi sembra una squadra imbattibile. Tu come la vedi? Allora, io intanto non penso che il problema di Alibegovic sia il Palaeur o l'Arena, non mi ricordo come si chiama la Lenexenia Arena, che poi sarebbe Esatto, Masnago, il classico palazzetto, lo storico palazzetto. credo che il problema di Alibegovic sia quello di essere partito molto bene. Probabilmente di aver fatto un pensiero un po' troppo comodo, cioè di essersi non illuso, ma di essersi accomodato probabilmente Già sulle lodi, posizionato, sì, è vero, è sulle vero. lodi che tutti gli abbiamo fatto, e di aver detto: ok, allora adesso posso giocare sempre così. Mentre è un giocatore che, pur avendo 25 anni, quindi non essendo più un giovane, almeno nella mia personalissima visione della gioventù sportiva,
è uno che comunque è proprio ai primissimi minuti nella pallacanestro che conta. Quindi credo che lui debba ricondizionarsi e lavorare ancora moltissimo sul fatto che sta giocando in Serie A. E anche con Treviso, domenica, la valutazione su Alibegovic è sempre molto difficile, è stata molto difficile perché lui ha fatto due o tre cose proprio di un preziosismo tecnico assolutamente clamoroso, un paio Assolutamente vero, sì, giusto. finta di andare a destra e poi ha appoggiato la palla con la mano sinistra e il contrario, con una proprio proprietà Scioltezza, sì. tecnica che veramente hanno pochissimi, soprattutto a quel livello di altezza. E poi altre ingenuità, altre sciocchezze che proprio veramente dimostrano quanto sia giovane come giocatore da Serie A. Questa è la prima cosa. La seconda cosa è che questa Virtus è una squadra che ha dentro di sé, per come è costruita, avrebbe la voglia e la frenesia di correre. Il problema è che tutto dipende dal fatto che non sempre riescono durante gli allenamenti a fare 5 contro 5 perché sono quelli, i giocatori sono quelli e se i giovani della Smith non sono sempre disponibili perché insomma anche loro hanno anche altre cose da fare, diventa difficile fare un 5 contro 5 di qualità, cioè utile per poi affrontare domenica una partita contro una squadra di Serie A. E allora ecco che poi nascono le difficoltà, come dicevate prima, in difesa, a tenere l'uno contro uno, lo scivolamento. Io non credo che i giocatori si risparmino e che non ce la fanno proprio, è diverso. No, io, no, È si amministrano, Edu, non credo che si risparmi, si giustamente, si amministrano, è giusto che sia così, ma eh? lui la fanno. Già un Sì. passo avanti, secondo me, è stato fatto rispetto a qualche giornata fa con la storia che Kiesling riesce a non fare più tre falli dopo un quarto e mezzo. Già questo mi sembra una cosa splendida perché, insomma, No, per l'amor del cielo. se molla lui, siamo anche lì, siamo veramente in grande difficoltà. E quindi sicuramente Varese è una squadra che segna molto, sei giocatori sono, a parte Maio che segna 19 punti, ma insomma gli altri 5, Beh, c'è Jakovics che... Pick, tutta gente che segna intorno ai 10 punti a partita, Sì, che sì. messi insieme poi cominciano a essere, capito, tanta roba, come abbiamo visto appunto segna 92 punti quando vince in casa. Quindi bisogna arginarli assolutamente, proprio più del solito. Oppure provare a fare una partita garibaldina segnandone 93. Però credo che questa Virtus non abbia proprio le gambe e i muscoli e le forze, il fiato per giocare una partita alla Caia, a casa di Caia. La mia sensazione è che non abbia più la testa, cioè, che in questo momento ci sia una logica fase di deflessione dopo la bellissima fase di 9 gare che hai condotto, tranne le due, i due scivolamenti inopportuni in casa contro Brindisi e Sassari, Sì, c'è stato anche un calo, direi anche mentale, insomma, giusto, ma io lo capisco. io però non vorrei, io perlomeno, io non sono già sulla lunghezza d'onda di dare né vertenze né Sentenze. rispetto. Io mi limito a osservare e ti dico la verità partita per partita, perché credo che questo sia l'atteggiamento più giusto. Si è perso con Treviso, ok, archiviata. Certo. Speriamo di fare che i ragazzi e sicuramente Piero Bucchi facciano tesoro di quello di cui si deve fare tesoro. Domenica è un'altra partita con Varese. Questa squadra, secondo me, non può fare pensieri o progetti a niente più che sia la prossima partita, veramente. E Gab. quindi Sì, senza. è vero, Edo dice bene. Edo dice bene, purtroppo il calendario adesso è quello che è, cioè non è la migliore squadra da affrontare dopo lo scivolone contro Treviso, ne converrete. Non è assolutamente la migliore squadra. Perché Varese è quadrata in casa, il suo coach la sa far giocare, l'abbiamo sentito fino adesso dalle parole di Edo.
la sa far giocare molto bene. Ma anche l'altro anno, ricordo, Varese è arrivata a un soffio veramente dai playoff, è stata sempre lì. Per cui voglio dire, con quel roster, loro ci sono tra le prime 8-9 squadre. Siamo noi che ovviamente siamo eccezionalmente sopra adesso e dovremmo continuare a esserci, ma questa gara di domenica non è la più indicata. No, no, beh, Per certo. tutto quello che abbiamo detto e per i giocatori, va, mettiamola così, e per le gambe altrettanto indebolite, questa di domenica è una prova un pochino al di sopra delle nostre possibilità. Poi vai a vedere che i nostri americani, Dyson in particolare, non tirino fuori ancora quell'orgoglio dal cilindro che ci hanno già dimostrato. Insomma, a Cantù ci sono state un paio di sue intuizioni, un paio di mattate. Ecco, vediamo, dobbiamo attaccarci a questo, perché se no, pronti via 0-0, Varese in casa ci dà filo da torcere, tanto, tanto, tanto. Loro a noi, non noi a loro. Prima di chiudere, siamo stati, direi, abbastanza espliciti, quindi ci aspettiamo una bella partita, però ci aspettiamo, diciamo, non una burrasca, ma speriamo che non si ripeta Sassari o quantomeno che si riveda una squadra con Cipiglio, Battagliero e Edu. Due parole, hai letto le dichiarazioni dell'ex presidente Toti, ora proprietario della Virtus Roma, che ha rilasciato in settimana nel convegno, non ricordo quale, devo essere sincero, no, sì, credo fosse la solita tavola rotonda, bla bla bla. Lazio, Sì, che cosa fa, che, co, cosa premiati a fare, Lazio. sì, cosa faremo, che cosa succederà da qui ai prossimi anni, cioè, tutte queste cose un po' fumose. Cedu, il tuo parere. Allora, intanto ho sentito delle cose che sento da 19 anni. Hai letto più che altro. Ho letto, sì. Cioè che la Virtus ha individuato un'area dove costruire un palazzo dello sport. Deo gratias, aggiungo io. Con il collega Luca Pelosi l'altro giorno abbiamo ricordato le altre aree che erano state identificate, e quindi la Bufalotta, dove poi sono nate delle case, che ovviamente sono molto più redditizie. Poi, anzi, Ostiense, la prima, di cui alcuni di noi, pochi eletti, videro anche un plastico Plastico, sì, classico plastico, sì. al comune di Roma, di cui facemmo anche le foto e le pubblicammo ai noi ignari e ignavi. Poi la Bufalotta, poi No, ignavi no, ignavi Ignavi, no, no, dai. dai. Quel famoso terreno sull'Aurelia, che poi si scoprì essere parte del Vaticano e parte di un contadino che aveva delle pecore e che non voleva cederlo niente al mondo. Quindi adesso attendiamo ansiosi di sapere qual è quest'altra area di questo palasport da 5-6 mila posti che dovrebbe No, nascere vabbè. a Roma forse fra 20 anni. E però, insomma, siccome le sorprese sono sempre dietro l'angolo, boh, vediamo. Questa è la prima cosa. La seconda cosa che mi ha molto colpito è stata quella dei diritti TV. E cioè, se è vero, come non ho dubbi su quello che ha dichiarato Toti, e l'ho Io anche scritto, qualche dubbio ce l'ho, considerando quello che è stato detto in passato, però vai. che i diritti TV fruttano alla Lega 130 mila euro. A squadra. La domanda che mi faccio è se questi signori, presidenti, proprietari delle squadre di Serie A, siano capaci a fare gli imprenditori come dicono di essere. Perché se così fosse, cioè se veramente, siccome guadagnano 130 mila euro dai diritti TV, forse è meglio che facciano solo quello che fanno nella vita. E non i presidenti di squadre, insomma, di club professionistici di pallacanestro, e i dirigenti della Lega, faccino, come direbbe Fantozzi,
un mea culpa piuttosto profondo e vadano a fare altro, magari ad aiutare il contadino, se è ancora vivo, a pascere le pecore nel terreno di Via Aurelia. Oggi è uscita su Business Insider un'analisi impietosa sul fatto che la Pay TV in Italia ha perso 1 milione di abbonati per il calcio in un anno, o dal 2018 mi pare, ergo perché, chissà perché poi, ergo perché il basket dovrebbe continuare ad andare a nascondersi su una TV a pagamento, contro la quale, sia chiaro, io non ho nulla, per no, carità. Ma assolutamente, ma cresciuto e mi sono divertito e ho imparato tantissimo negli anni in cui sono stato a Telepiù con Flavio Tranquillo, Geri De Rosa, Paolo Ellisse, Minotaveri, Claudio compagnia cantare. Insomma, chi più ne ha più ne metta. Quindi devo moltissimo alla TV e riconosco che sono veramente i più bravi a fare il basket. Quindi pieno diritto di esistere, ma e vorrei anche vedere in un libero mercato, ma non capisco perché il basket continui a nascondersi solo lì. Sono 2 settimane che la sera accendo sul canale 58 di Rai Sport non faccio altro che vedere partite di pallavolo. So che questa cosa fa incazzare tantissimi dirigenti sia della Lega che della FIP, ma è un dato di fatto. È un dato di fatto reale, non c'è niente da fare. Reale, per cui, perché insomma, alla fine c'è dovuta a nasconderci per non un piatto di fagioli, perché magari qualcuno desse a me 30.000 euro, non 130, ma sostanzialmente per uno sport in grande difficoltà, perché continuare a nascondersi. Ecco, questo è quello che penso delle parole del presidente Toti. Anticipo ai nostri lettori e alle nostre lettrici che lunedì sera in tripla doppia, Edu, tieniti libero dalle 22:45 in poi, registreremo questa puntata dove parleremo proprio di questo, cioè che cosa sta succedendo, cioè, o meglio, Gab, basta con questa storia cioè, continuiamo sempre a dire poveri cantautori che non sanno l'inglese come gli americani. Basta, cioè, non se ne può più. Non si può continuare a dire che la pallacanestro maschile, e non citiamo quella femminile, viene accuratamente e secondo me strategicamente proprio nascosta per non farla vedere. Io sono convinto, io ormai sono convinto di questo, non me lo caccia più nessuno dalla mente, come diceva il buon Baglioni, Gab. Non me lo levo più dalla mente. Sì, beh, certo. Ci sei, Gabriele, pronto? Forse l'abbiamo perso, perché vedo che c'è un fermo immagine. No, sto avvisando Pisa che lunedì a una certa ora sono impegnato. No, Gab, io volevo solo sapere il tuo punto di vista, rapido. Sì, molto rapidamente. La mia impressione è che lor signori, guarda, te dico proprio fuori dai denti, abbiano paura di fare il salto e far fare il salto a questo sport, a questa disciplina e tutto quello che ne consegue. È proprio una paura atavica. Perché dovessero andare in upgrade, e quindi con tutto quello che sappiamo, come bisogna lavorare in un certo modo per proporre un prodotto che non sia soltanto palleggio e tiro, ma tutto quello che gira intorno, si sentirebbero inadeguati. Questo penso. Abbiamo dei problemi con la linea di Gabriele che va e viene, però fondamentalmente la pensiamo tutti come te. Assolutamente. C'è questa propensione al nanismo e ci si crogiola sul fatto che siamo questi. Non... Vai, Edu. No, no, in questo senso dico. Ah, Grazie. eccoci. Sì. Grande. Signori, va bene, adesso terminiamo. Allora, in bocca al lupo alla Virtus Roma per domani, ripeto, 1º dicembre, ore 12, lunch match, 11ª giornata del girone di andata di LBA. Buonasera a Gabriele Marini, che però c'ha dei problemi di connessione, quindi facciamo che ci abbia salutato. Buonasera, Edoardo Lubrano. Buonasera a tutti.
E buonasera dal direttore di Oran.net Fabrizio Noto, ci rivedremo per la prossima gara. Grazie e buonasera a tutti.